quindi piace andare al circo, vero? Sì. L'EDA, che è un gruppo di operatori museali e didattici, si occupa dei servizi educativi del museo. Noi siamo qui da novembre e ogni domenica ospitiamo i bambini, a volte anche i genitori, per dei laboratori creativi legati alla storia dell'arte o alla letteratura per l'infanzia. E oggi stiamo svolgendo un laboratorio sul tema del circo. E facciamo una carrellata di opere d'arte, quindi i bambini conosceranno le opere di Chagall, di Calder, di Picasso, Marino Marini, insomma faremo vedere una serie di immagini di artisti appassionati del circo che quindi l'hanno rappresentato. C'era un artista, Chagall, Marc Chagall, si divertiva un mondo ad andare al circo. Tante volte non si stancava mai di andare e di guardare gli acrobati. Ogni volta si spostava in punti diversi per osservare gli acrobati, i clown, i maghi, e, come si chiamano, i giocolieri, da punti di vista differenti. Si chiamava Alexander Calder, o Calder, come direbbero gli americani. Era un ingegnere, però aveva la passione per l'arte, soprattutto per i giochi. Siccome aveva la passione per il circo, si costruisce un circo da sé. E guardate, qui c'è un libro dove hanno copiato il suo circo. Vedete? Cos'è questa? È la pista del circo. E qui ci sono le bandierine. Cartone, questo è cartone recuperato, riciclato, ci facciamo dei tagli, dei fori, delle forme. Abbiamo recuperato i cartamodelli del maestro giustiziere di maglie, che era un giocattolaio che è morto e lui costruiva questi giocattoli di legno. Noi abbiamo recuperato i cartamodelli, li abbiamo costruiti, lui li costruisce e li dipingo. Gli ultimi, c'era la mano anche Graziana, insomma siamo una squadra fortissimi. E così abbiamo recuperato un gioco della tradizione salentina ed è anche un modo per autofinanziarci. Right.